Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Eccomi finalmente tornata con un nuovo video dopo circa una settimana e mezza, quasi. Sono tornata con un nuovo video super super fantastico perché oggi andiamo a provare insieme un macchinario. Ormai l'avrete letto dal titolo, insomma, è un macchinario per fare le maschere a casa. Eccolo qua, mi è arrivato da Bio Vegan Shop. Sapete che ho già collaborato con loro, questa è la scatola, sapete che ho già collaborato con loro l'anno scorso e mi avevano mandato un po' di cosine, e questa volta mi hanno mandato il loro prodotto di punta al momento pubblicizzato sul loro sito, e quindi oggi lo andremo a provare insieme. Quindi mi raccomando, state sintonizzate dopo la sigla. Allora, eccomi qua tornata con un nuovo video unboxing, se si può chiamare così, e un video comunque proviamo insieme, ecco, prove su strada, come vogliamo, e lo proviamo insieme, insomma. Bio Vegan Shop, il brand appunto che mi ha mandato questo fantastico prodotto, eccolo qua, questa è la sua scatola, mi hanno appunto inviato questa macchina per fare le maschere a casa in idrogel, appunto. Sono molto molto contenta di poterla provare perché comunque ne ho visto e rivisto parlare sui social, comunque ho letto cose a riguardo, ho visto tantissimi TikTok per quanto riguarda queste macchine per fare le maschere, e si possono creare veramente con ogni prodotto e con ogni frutto, con ogni tipo di verdura, insomma, e potete fare delle maschere naturali fatte a casa. Io sono molto molto contenta di poterla provare perché sapete quanto io abbia la mania delle maschere, insomma, ne ho di svariati tipi, di quelle in tessuto eccetera, mi piace tantissimo farle le maschere, e quindi fare questi intrugli, lo sapete che io amo anche creare cose, fare questi intrugli come tipo pozione magica per quanto riguarda le maschere mi piace veramente un sacco, e sono veramente curiosissima di provarle insieme a voi, e quindi ovviamente dopo andremo a provare insieme e faremo insieme una maschera. Ma prima di iniziare il video, mi raccomando ragazze, se volete altri video e fare insieme altre maschere con altri ingredienti, mi raccomando, supportatemi qui sotto con un like, e se non siete ancora iscritti invece al canale, fatelo con il tastino qui in basso e attivate anche la campanellina, così tutte le volte riceverete le notifiche relative ai nuovi video. Se non siete ancora iscritti sui miei social, seguitemi un po' da tutte le parti, vi lascio qui tutti quanti i riferimenti, e giù in info box comunque trovate i link appunto ai miei social, quindi i link diretti lì sotto trovate tutto. Allora, come vi dicevo, allora l'azienda è Bio Vegan Shop, eccola qua, vende tantissimi prodotti bio di svariati brand, e appunto mi hanno inviato questa maschera, questa scatola con all'interno il macchinario per creare le maschere. Allora, la scatola è questa, l'apriamo insieme. All'interno troviamo un ovviamente manuale di istruzioni per poter utilizzare al meglio la nostra macchina. Qui ne troviamo addirittura un altro, ok? La potete fare queste maschere veramente con qualsiasi tipo di ingredienti, ad esempio cetrioli, pomodori, pesche, potete farla trasparente la maschera, quindi solo al collagene, alla mela, all'uva, vabbè, svariati, all'anguria, piuttosto che potete utilizzare le fragole, le carote, i limoni, eccetera, e vi dice veramente, ci sono tantissime ricettine che potete seguire su questi manuali. All'interno troviamo una prima scatolina, che è questa qua, con all'interno la nostra maschera in silicone, quindi il nostro stampo per la maschera fatta così, che voi una volta che la maschera è raffreddata potete andarla a rimuovere, ed è simile a una maschera in idrogel che andate a posizionare sul viso e lasciate agire per circa 15-20 minuti, e poi andate a rimuovere, a far assorbire tutto il siero. L'interno poi si presenta in questo modo.
troviamo da questo lato un'altra scatolina. Andiamo a trovare il nostro cavo per utilizzare la nostra macchina. Troviamo poi uno scovolino appunto per andare a pulire poi il nostro macchinario. Una volta completata appunto la maschera, si deve andare a pulire. E troviamo anche il bicchierino con il misurino. Così questo lo utilizzate per andare a versare i liquidi all'interno della vostra macchina. Troviamo poi un'altra scatolina qui con all'interno i nostri pacchettini. Queste qui, con appunto, sono le compresse, quelle di collagene che voi andate poi a mettere all'interno della macchina. Allora, il macchinario, ovviamente, che è quello che ci interessa di più di tutti, è questo. La macchina è fatta in questo modo. Da qui ovviamente uscirà poi il prodotto e da sopra noi andremo ad inserire, in questo buchino andremo ad inserire i nostri liquidi, i nostri ingredienti per fare la maschera. Qui ci sono tantissimi, ci sono le istruzioni praticamente. Comunque nel momento in cui andate ad accendere il macchinario, la cosa fighissima è che ogni volta con un segnale acustico vi dice che cosa inserire e quando, quindi fantastico. Quindi qua vedrete tutto, e nel momento in cui la maschera è finita, quindi è terminata, andate a premere questo pulsante qua per poter andare a far scivolare la maschera sulla nostra forma. È veramente una roba fighissima, cioè io appena l'ho vista su TikTok e in giro appunto me ne sono innamorata, soltanto che tra una cosa e l'altra non sono riuscita a comprarlo, comunque non l'avevo presa, e quindi sono veramente molto molto contenta di poter lavorare appunto con Bio Vegan Shop per appunto provare queste fantastiche maschere e utilizzarlo sempre. Quindi io questa vorrò provarla anche con mia sorella eccetera, perché è veramente una roba fighissima, a mio avviso è super 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 figa. Mi dispiace, ma io questo lo adoro. Ovviamente l'azienda mi ha rilasciato per voi un codice sconto che potete utilizzare da domani, ed è valido da domani 15 febbraio fino a al primo di marzo. Con questo codice qui, quindi Alessandra10, avrete il 10% di sconto da poter utilizzare su tutti i dispositivi e accessori presenti sul loro sito. Quindi io vi lascio scritto tutto qua, mi raccomando approfittatene da domani fino al primo di marzo. Quindi questo codice qui sarà valido soltanto in questo periodo di tempo limitato, dove avrete appunto un po' di sconto per poter acquistare questo fantastico macchinario che io personalmente adoro. Oggi sono anche tutta cuoriciosa, infatti andremo a creare una maschera con un siero oggi. Sono tutta cuoriciosa per San Valentino, ok? E andremo a creare infatti insieme una maschera con un siero. Non volevo crearla con un frutto al momento, perché per la prima volta volevo creare qualcosa di molto semplice. E quindi, siccome ho dei sieri che comunque sono inutilizzati, io sono molto per non buttare via nulla, quindi se riuscissi a fare delle maschere con all'interno dei sieri già pronti appunto per poterli andare poi a mettere sul viso, questa cosa mi piace veramente moltissimo, almeno non lo vado a sprecare ma lo vado direttamente ad utilizzare sul viso insomma. E quindi oggi andremo ad utilizzare un siero, quello di Mulac, il Milf. Lo andrò ad utilizzare perché l'ho acquistato, ma non è che mi faccia veramente tantissimo impazzire, però era rosa e ho detto vabbè, lo inserisco insieme all'acqua e vediamo se fa questa cosa un po' rosa, un po' cuoriciosa, un po' San Valentinosa, non lo so, vabbè, mi piaceva. E quindi oggi andremo a crearlo in quel modo. Quindi mi raccomando ragazze, continuate a seguire il video per vedere come è il funzionamento della maschera, e mi raccomando utilizzate questo codice sconto, e noi ci vediamo dopo per trarre le nostre conclusioni. Allora ragazze, eccomi qua, sono in cucina, ho allestito un po' tutto appunto per fare e creare insieme la maschera per il viso. Allora, la macchina si presenta in questo modo. Allora abbiamo ovviamente il macchinario, che è questo qua, che bisognerà aprire appunto, andare ad inserire qui a un buchino dove andare ad inserire appunto i nostri liquidi o comunque i nostri estratti, i frutti e quello che volete.
Quindi qui abbiamo la nostra macchina. Qui abbiamo anche la, come vi ho fatto vedere prima, il nostro stampo appunto in silicone per poter fare la maschera, che andrà posizionato sotto qui dalla nostra macchina. Poi all'interno troviamo lo scovolino per andare a pulire il macchinario dopo che abbiamo finito di fare la maschera. Troviamo anche un misurino, questo qui è un contenitore con il misurino appunto per andare ad inserire i liquidi. Io già qui ho inserito 60 ml di acqua e l'ho qui. E poi troviamo le nostre compresse di collagene che sono qui dentro, che adesso ovviamente apriamo, e sono fatte in questo modo, quindi ci aiuterà a ad amalgamare comunque tutta la maschera e a metterla e a posizionarla poi sul nostro stampo. Oggi, per andare a fare una cosina un po' più semplice del solito, quindi comunque la prima volta che la provo e volevo vedere appunto come funzionava, quindi senza utilizzare né frutta né nulla, né succhi eccetera, andrò a farla semplicemente con acqua, questa qui, e poi andrò ad utilizzare il siero, questo di Mulac, questo qui è il Milf, e andrò a metterlo all'interno proprio perché è rosa, e quindi andremo a fare una maschera un pochino più rosa. Ovviamente andremo ad inserire l'acqua, il siero e le nostre compresse di collagene, quindi adesso andiamo a vedere come fa la maschera. E qui mi segnala che dobbiamo inserire l'acqua, quindi 60 ml di acqua, e noi la andiamo ad inserire. Adesso mi chiede 20 ml di prodotto che volete andare ad inserire. Noi appunto andiamo ad inserire i 20 ml di siero. Eccolo qui, infatti mi ha fatto il segnale. E mi chiede la compressa di collagene che noi andiamo ad inserire. Andiamo a chiudere e andiamo ad iniziare il processo della maschera. Vedete che qui si sta illuminando il processo. Ci vorranno all'incirca 5 minuti per far sì che la maschera si crei, insomma. Allora ragazze, tramite un segnale il nostro apparecchio è pronto, quindi la maschera è stata creata ed è qua. Adesso ovviamente bisognerà premere questo pulsante per far sì che la maschera si vada bene a spargere lungo tutto il nostro stampo. Una volta poi che la nostra maschera è nella nostra formina, ovviamente bisogna farla raffreddare e poi raffreddare o comunque far solidificare, e poi è pronta da indossare. Ok, la nostra maschera adesso è nella nostra formina e ovviamente dovrà raffreddare per far sì poi di metterla sul viso. Ok ragazze, allora momento verità, io qui ho la maschera dentro al nostro stampo e adesso ovviamente dobbiamo andarla a mettere sul viso. Ha un profumo pazzesco perché comunque il siero di Mulac è molto buono. Allora ragazze, è fighissima, cioè è venuta non bene di più. Ok, no, non romperti.
Non rom perché. Ok. Meglio che. No, 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 no. No, 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 non rompere. Ok, meglio che niente. La maschera comunque è venuta. Ok, che profumo pazzesco. Ok, non vedo l'ora di farne altre con altri ingredienti. Fatemi sapere con un commentino qui sotto quale maschera volete che io provi. Quindi magari le facciamo su Instagram, le facciamo su TikTok, non lo so. Comunque, state ferme così e la maschera dovete stare in posa all'incirca 15-20 minuti. Quindi comunque il risultato è ok. Allora, dopo aver fatto la maschera e tra l'altro la pelle è veramente super super morbida, veramente, dobbiamo andare a pulire il nostro macchinario. Molto semplice, cosa molto semplice, si vanno a versare 80 ml di acqua e si utilizzerà lo scovolino appunto per pulire e poi si accenderà il pulsante di inizio pulizia e poi nel momento in cui si è conclusa la pulizia della nostra macchina ci avviserà appunto con un segnale acustico. Adesso andiamo ovviamente a pulirla. Inseriamo i nostri 80 ml. Ok, noi andiamo a pulire. Chiudiamo, accendiamo il pulsante. Ha iniziato la nostra fase di pulizia e alla fine della pulizia ovviamente ci avviserà con un segnale. Segnale acustico per aver finito appunto la pulizia della macchina. Adesso vado semplicemente a svuotare il liquido direttamente nel lavandino per non fare danni. Quindi direi che la maschera è riuscita al 100%. Sono veramente molto molto contenta perché secondo me è una figata pazzesca, è veramente fighissima questa cosa. Mi piace davvero un sacco, sono super contenta appunto che me l'abbiano omaggiata appunto e non vedo l'ora di creare tantissime tantissime maschere insieme a voi. Ok ragazzi, allora come avrete visto il macchinario è veramente semplicissimo da usare proprio per una come me che di tecnologia sì, qualcosa ne sa ma anche no, quindi è veramente super super facile. Vi avvisa, vi dà ogni segnale appunto per poter inserire i prodotti all'interno, quindi è veramente semplicissima da utilizzare, mi piace moltissimo. E poi mi piace il fatto che si possa utilizzare con tantissimi 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 ingredienti. Infatti, come vi ho detto, all'interno troviamo anche un manuale d'uso, potete utilizzarla con la camomilla, con il tè, con gli oli essenziali, con il latte di soia, con l'avena. Poi fatemi pensare con il kiwi, con le ciliegie, con tutto quello che volete. Ovviamente qui troviamo anche tutte le proprietà che ogni ingrediente ci dà. Quindi, ad esempio, se vogliamo fare una maschera al pomodoro, sappiamo che i pomodori sono ricchi di nutrienti, alcuni possono essere direttamente assorbiti dalla pelle, esaltandone la luminosità. I pomodori vengono chiamati magazzini di vitamine in quanto contengono quasi tutte le vitamine esistenti. Quindi, vedete, avete tutte quante in base a quello che state cercando, in base alla maschera che volete creare, questa è veramente un ottimo manuale perché così potete andare a vedere come utilizzare e che cosa utilizzare per la vostra pelle e che necessità ha la vostra pelle in quel momento. Su internet ho visto veramente che la gente la prova con qualsiasi tipo di liquido, cioè veramente ho visto anche, l'ho vista anche fatta con la Coca-Cola, quelle robe lì, ma vabbè. Io sinceramente più che farle con quelle cose, mi piacerebbe farla appunto con ingredienti naturali, di modo che non lo so, mi piace proprio crearle queste cose, quindi trovo che questo macchinario sia veramente toppissimo per quanto riguarda la creazione delle maschere.
Quindi io ho provato la maschera, la pelle ovviamente era molto morbida, il profumo della maschera era pazzesco per il semplice fatto che il siero che sono andata a mettere all'interno era veramente profumato e quindi non oso immaginare quando si faccia con i frutti, ma va bene. Quindi ragazze, fatemi sapere, mi raccomando, con un commentino qui sotto quale maschera vorreste vedere appunto sui social. Quindi la facciamo e la creiamo insieme, magari anche su TikTok, perché è una cosa che è veramente molto virale questa cosa di creare maschere con ingredienti pazzeschissimi. Comunque, niente ragazze, io direi che il video può terminare qui. Fatemi sapere se questo prodotto vi piace, che cosa ne pensate. Mi raccomando, scrivetemi tutto qui sotto nei commenti. Noi ragazze ci vediamo in un prossimo video. Vi mando tanti super mega bacioni. Buon San Valentino a tutte. Io vi mando un bacione, bacione enorme. Ci vediamo alla prossima. Ciao!